sicuro non avevamo la stessa gamba delle partite a Milano che abbiamo fatto a Milano e in casa, delle partite che facciamo in casa di solito. Non so, magari eravamo un po' stanchi, questo non sono io a decidere, però io credo che non era facile giocare contro questo Torino ed è un peccato, è brutto perdere in casa, però si va avanti. Adesso abbiamo una trasferta molto difficile a Roma, noi ci crediamo e andiamo lì per giocarci. Questa sconfitta non inficia sul buon inizio di campionato, però ecco, oggi mi ha visto un'Atalanta forse un po' diversa, anche sul piano della cattiveria alla fine, insomma, non si è riusciti a fare l'assalto finale o così, insomma, qualcosina è mancato oggi. Sì, qualcosa è mancato, però non è la stessa Atalanta nel secondo tempo contro la Lazio, contro il Frosinone o contro il Milan a Milano, però anche l'anno scorso mi ricordo contro il Torino mi ha sempre fatto fatica a giocare, non so se per un modo di giocare loro, però facciamo sempre fatica con loro e quindi poi loro sono anche un'ottima squadra, fisicamente sono molto forti e come ho già detto prima, però la partita è stata sporcata da un episodio dove dovevamo stare molto attenti, molto più attenti. Insomma, sappiamo che è addirittura d'arrivo il rinnovo del tuo contratto, potrebbe essere una buona notizia per Natale. Dicono che potresti allungare fino al 2020. Ma dicono così, però io non ne so niente, non ho parlato di niente, quindi sono solo voci. A Roma sono tutti contenti perché dicono che hai espresso una preferenza per una grande squadra, eventualmente in futuro parlando della Roma, è così? Sì, ho fatto una battuta in un'intervista dello Sport e mi hanno chiesto solo in quale big andresti, io ho espresso la mia preferenza per la Roma, però penso all'Atalanta, non per questo ci sono trattative, cioè non c'è assolutamente niente, era solo una battuta che è stata ingigantita da un giornalista, quindi tranquillo, non ci penso. Domenica però si gioca contro la Roma, che cosa ne pensi di questa squadra che adesso ha fatto questo mezzo falso con il Bologna, però lotta per lo scudetto? Credo che sia la squadra con la Juve più forte del campionato, andiamo lì, noi ce la giochiamo. Adesso ieri ho fatto un passo indietro a Bologna, non è stata una partita di calcio, è stata con quel campo era molto difficile giocare, comunque si è riuscito a strappare un pareggio e a Roma in casa sarà dura, ma noi sappiamo che se entriamo con la testa giusta sicuro li metteremo in difficoltà. Senti, dopo i fatti di Parigi, entrare in uno stadio e fare il proprio lavoro la domenica ti è sembrato diverso? Dopo i fatti di Parigi, sì. Entrare in uno stadio la domenica a fare il tuo lavoro ti è sembrato diverso? Sicuramente avrete provato delle emozioni. Di sicuro quando ho messo l'inno all'inizio della partita è stato molto emozionante. Io ho pensato molto a quello che è accaduto, a quello che è successo e è stato molto, molto emozionante, però poi quando entri in campo alla fine non ci pensi, la vita purtroppo va avanti e purtroppo ci sono anche queste cose. Forse la risposta migliore al terrorismo è quel non pensarci più e giocare. Sì, però anche se non ci pensi comunque è comunque brutto, poi quando smetti di giocare, io sinceramente ci ho pensato molto a questo durante queste settimane e non riesco a credere come si possa arrivare a fare queste cose. Grazie a voi. Grazie Marco. Ciao, grazie.